C'era una famiglia molto numerosa e in questa famiglia c'era anche Loretta. Loretta era una bambina ritardata, sua mamma era molto severa, anzi con lei lo era molto di più. Loretta non riusciva a camminare e a parlare. Una volta Rita, sua mamma, per farla camminare ha preso una mela che a lei piaceva molto e l'ha alzata. Loretta non riusciva a prenderla, allora si è aggrappata alla tovaglia e l'ha tirata giù tutta per terra. La mamma ha dovuto mandare Loretta in un collegio perché non riusciva a seguirla. Lì la bambina ha imparato a parlare. Dopo le prime parole Rita ha riportato a casa la figlia. Quando andava a scuola Loretta era presa in giro dai bambini, lei un giorno ne ha rincorso uno e lo ha picchiato. Un giorno le compagne di scuola hanno chiesto a Loretta di partecipare ad una gara di corsa. Per poter iscriversi la bambina doveva raccogliere delle firme e i soldi, che in realtà servivano per le iscrizioni delle amiche. L'istruttrice le ha detto che non poteva partecipare. La mamma ha deciso di iscrivere Loretta ad una scuola per disabili, ma anche lì la bambina non si comportava bene. Rita ha così deciso di ritirarla da scuola. L'istruttrice ha poi pensato di iscrivere Loretta ad una gara di corsa. Questa non voleva partecipare, ma spinta dalla mamma si è iscritta, ha corso ed ha anche vinto. Dopo questa gara Loretta ha deciso di partecipare ad una maratona vincendo anche quella. I giudici le hanno detto che non poteva più partecipare alle gare, perché le aveva già vinte, ma lei ha gareggiato lo stesso, vincendo molte competizioni. Un giorno però la mamma si sente male, riesce a vedere la gara della figlia, poi viene portata in ospedale, dove muore. Loretta da quel giorno decide di non partecipare più alle gare.